Prepariamo insieme il caramello salato con dello zucchero che faremo sciogliere in una casseruola con il fondo abbastanza spesso. Poi aggiungeremo prima del burro, il sale e per ultimo la panna che faremo scaldare. Accendiamo il fuoco, fiamma bassa. Lo zucchero è dentro, copriamo e lasciamo fondere, lasciamo sciogliere lo zucchero. Siamo quasi, continuiamo a roteare il contenitore, la fiamma è ancora accesa e bassa. Tra poco sarà il momento di aggiungere il burro. Il nostro caramello è pronto, quindi spegniamo la fiamma. Come vedete, la fiamma è spenta e aggiungiamo il burro subito per fermare la cottura. Sentite come sfregola la cottura del nostro caramello salato, perché non deve più cuocere, adesso deve soltanto sciogliere il burro e diventare fluido. Mettiamo anche il sale. Non si è visto, ma ho messo il sale. Stiamo aiutando con una frusta a spirale, e così lei adesso, ecco qua il nostro caramello salato ha sciolto il burro e uniamo la nostra panna che ho precedentemente scaldato. Continua, come sentite, a bollire, ma il nostro caramello salato è pronto. Cerchiamo di raccogliere bene nei bordi della padellina, della casseruola. È pronto. Il caramello salato è pronto adesso per essere messo, versato in un barattolo sterilizzato. Ed eccola qua, la nostra casseruola è vuota, il nostro caramello salato è pronto. Quindi zucchero da lasciar sciogliere in una casseruola, poi uniamo il burro una volta che lo zucchero è sciolto, il sale e poi ovviamente la panna riscaldata. Questo è il nostro caramello salato.